Il libro La Roma di Pasolini è un libro che è uscito alla fine del 2017, quindi insomma sono già qualche anno che è in libreria, però la cosa secondo me significativa è che nel corso del tempo è un libro che è stato continuamente aggiornato e anche ampliato, è un libro che si presenta attraverso dei lemmi, quindi attraverso come fosse un vero e proprio dizionario pasoliniano relativo a Roma, quindi ci stanno le vie dove Pasolini ha abitato, i posti che ha frequentato, le persone, i film o i libri che ha creato a Roma. E quindi è una sorta di metatesto che nel tempo si è andato ampliando con nuovi lemmi, con i suggerimenti che ci hanno dato le persone in questi anni di presentazione, finché nel 2022, quest'anno, nel centenario pasoliniano che è stato tanto celebrato, abbiamo deciso di creare con altre associazioni, tra cui segnalo l'Associazione Donne di Carta, Italia Nostra, Roma Slow Tour, una rete di associazioni e di persone che hanno portato il libro, i lemmi di Pasolini, i lemmi del libro, sulla strada. E quindi abbiamo girato letteralmente Roma e anche Ostia, siamo stati oggi qui a Ostia, ma pochi giorni fa a Sabaudia, insomma anche i luoghi che hanno visto in qualche maniera la presenza di Pasolini. Abbiamo deciso comunque con queste associazioni di riportare i lemmi e Pasolini sulle strade di Roma e quindi parlarne con la gente, interpretare con gli studiosi e con i critici, ma soprattutto nel senso riportare Pasolini a quella che è la sua identità romana e la sua identità storica e sociale.